Per il sesto anno consecutivo l'Avellino non vince all'esordio in campionato. Sei anni senza vittorie, ma la partita di ieri al Curcio di Picerno è stata un qualcosa di inspiegabile, un 4-1 da horror. Oltre ogni previsione pessimistica ed il ragionamento classico che alla prima di campionato non al top sul campo ostico si potrebbe anche non vincere, l'Avellino di Pazienza è riuscito però a fare peggio, a farsi umiliare da un Picerno certamente organizzato, ma con un nuovo allenatore e soprattutto senza il capocannoniere Murano, che poi, volendo essere pignoli, i lucani hanno giocato senza punte, con Sant'Arcangelo che di mestiere attaccante non è. Eppure i segnali del pre-campionato erano stati positivi, seppur con qualche campanello d'allarme in fase difensiva in alcune situazioni, ma da lì a prendersi quattro sberle calciando in porta al minuto 84 per la prima volta, ce ne passa e come. Abbastanza inutile e riduttivo andare sui singoli, anche se va detto Paterno non è in condizione, andrebbe forse gestito diversamente il suo utilizzo in questa fase per preservarne qualità. A centrocampo su una sede Ausilio hanno tanta fantasia e mezzi per distruggere le difese avversarie, ma Sunas va messo in condizione di. È il reparto difensivo che preoccupa maggiormente, con Frascatore troppo leggero in diverse situazioni e Rigione che non sembra essere nella migliore condizione. Sannipoli non è Tribuzzi a destra, e questo lo si è capito, ma l'ex Pineto non affonda mai e non riesce a rendersi pericoloso. Non si salva nessuno a Picerno se non Gori e Redan, che entrano bene in partita provando a scombinare un po' la difesa di Tomei, che se la cava sempre e comunque. Non bastano i circa 700 tifosi irpini che cantano e incitano per tutto l'arco della gara. L'Avellino è veramente imbarazzante. Al di là dei proclami, alla faccia della partenza sprint tanto decantata, si è vergognato, ha dichiarato Pazienza nel post gara, ma va subito trovata la quadra e soprattutto il crollo mentale citato anche post Pontedera è inspiegabile alla prima giornata di campionato, con calciatori di qualità e soprattutto di esperienza abituati a vincere e a giocare sotto pressione. Va trovato equilibrio, distanze e soprattutto pericolosità offensiva, visto il parco attaccanti a disposizione. C'è una settimana piena per lavorare alla sfida di lunedì con il Giuliano, con gli ultimi 5 giorni di mercato che non dovrebbero regalare particolari sorprese, anche se le riflessioni in queste ore sono d'obbligo per rimettere subito l'Avellino in carreggiata.